Radio Esercito presenta Radio Chat. Personaggi famosi ai microfoni di Radio Esercito. Radio Chat. Solo su Radio Esercito. Giulia Manuel qui su Radio Esercito. Bene, oggi con noi attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e cantante italiana, anglo-bitontina, diamo il benvenuto a Bianca Guaccero. Ciao Bianca! Ciao ragazzi, sono contentissima di questa presentazione, soprattutto dell'anglo-bitontina, mi incuriosisce, poi mi dovete spiegare perché avete scelto proprio questo aggettivo, però grazie mille per avermi invitata, sono molto felice e sono qua, fate di me quel che volete, chiedetemi. Grazie, tutto. Grazie di essere qua intanto. Bene, allora grazie, iniziamo subito, visto che appunto sappiamo che tu sei nata a Bitonto, allora vogliamo partire proprio da lì, dalle tue origini, perché sappiamo che sei molto legata alla tua famiglia e alla tua terra, e il tuo lavoro però ti porta anche delle volte in giro, quindi lontana, che è una condizione che ci accomuna appunto per il nostro lavoro. Ma cosa ti porti dietro per accorciare le distanze? Mi porto dietro me stessa, nel senso che io sono quella che sono, e per quello che sono lo devo soprattutto al posto da cui provengo. Le mie radici sono la mia identità più profonda, e quindi appena posso, in ogni posto in cui mi trovo, parlo della mia terra, parlo anche in dialetto, nel senso che mi piace tradurre, come avete detto giustamente voi, anche dall'inglese al bitontino, è molto divertente, lo faccio anche detto fatto questo, e mi cucino i miei piatti tipici, io poi frequento sempre le stesse persone da anni, sempre i miei amici storici, appena posso faccio venire i miei parenti, i miei familiari a trovarmi, io credo che ognuno di noi, in base al posto da cui proviene, poi si porta dietro la sua terra sempre, in ogni posto dove va. Soprattutto la cucina, direi, insomma, che è la quella pugliese particolarmente. Le focacce. Esatto, vedi? Sì, esatto. Puntavo proprio a quelle. Parliamo un pochino del passato, iniziamo con lo Zecchino d'Oro, vivi poi l'esperienza del concorso di bellezza ed esordisci al cinema nel 1999 e poi la televisione. Cosa ti ha portato a intraprendere questa carriera? Allora, fondamentalmente la passione che ho sempre avuto per questo mondo, no? Il mondo dello spettacolo. Quando ero piccolina mi ricordo che avevo tutti i 45 giri della Carrà, o comunque i vecchi vinili, insomma. I vecchi vinili, insomma, sì. Oppure mi divertivo a fare io degli spettacolini in casa con la radio, facevo molti programmi radiofonici quando ero piccolina, perché avevo questo radiolone che mi aveva regalato mio padre, che mi permetteva di avere la doppia registrazione, la doppia cassetta, quindi io facevo proprio le pubblicità, la presentatrice, gli ospiti, facevo tutto da sola. E passavo le ore nella mia stanza a fare questi spettacoli. Poi, fondamentalmente, io sono una persona abbastanza timida e riservata, paradossalmente, nella vita privata. E non avrei mai avuto il coraggio di propormi io in prima linea, no, voglio fare questo e quest'altro. E in realtà fu mia mamma che ha 17 anni, lesse sul giornale, o il nostro giornale, che è la Gazzetta del Mezzogiorno, che cercavano questa ragazza selvaggia di 17 anni, bruna, insomma del sud, e mia madre alla parola selvaggia disse: certo, potrebbe essere mia figlia. E a mia insaputa mi iscrisse a questo provino, mi accompagnò. Io ovviamente andai con molta, anche un po' di risentimento nei confronti, perché mi vergognavo tantissimo, però ci andai alla fine, e da lì è scoppiato un amore enorme per la recitazione, che mi aveva fatto sentire per la prima volta al posto giusto nel momento giusto. E allora ripartiamo da questa tua prima esperienza cinematografica, dove hai recitato con nomi molto importanti: Giannini, Placido e Boba. Era il film Terra Bruciata con regista Fabio Segatori. Raccontaci questa tua prima esperienza. Che nomi, direi. Io venivo dai banchi di scuola, perché dovevo frequentare l'ultimo anno del liceo scientifico, e mi sono trovata catapultata sul set, questo personaggio un po'
particolare, selvaggio, che viveva in questa masseria abbandonata della Basilicata, della profonda Basilicata, scalza, cavalcava senza sella, sparava la carabina, insomma era un personaggio davvero insolito. E lì io ho vissuto quell'esperienza di puro istinto, non sapevo neanche dove fossero le luci sul set, dove guardare le telecamere. Devo dire che in questo i miei compagni di viaggio, i miei, come dire, traghettatori, che sono stati il grande Giannini, Raul Bova, Michele Placido, poi c'era anche Paolo Antoni, Francesco Paolo Antoni, insomma sono stati di grande aiuto per me, perché mi hanno proprio accompagnata con grande garbo e altruismo in questa esperienza che non dimenticherò mai, non solo perché è stata la prima esperienza, ma perché è stata un'esperienza molto forte per me, molto forte. Io ho vissuto un sogno, una favola, lontana da tutto e tutti, vivendo proprio anche le emozioni, le esperienze del personaggio, quindi in questa masseria, senza televisione, senza niente, in maniera molto molto rude, selvaggia. E poi devo ringraziare anche il regista Fabio Segatori, che è stata la prima persona in assoluto che ha creduto in me e che mi ha catapultata veramente dalla scuola, dal liceo al set, in prima linea, in Serie A, come si suol dire. Quindi grazie, grazie, grazie a lui. Ma a proposito di esperienze, cambiamo un pochino: passione per la musica e il canto ed esperienza radiofonica, sì. Quindi un abbinamento secondo me perfetto. Noi siamo ovviamente di parte, tu cosa ne pensi? Della musica ti dico solo che la musica è per me la colonna sonora di tutta la mia vita, nel senso che ho sempre vissuto in musica e di musica. Mi ricordo i primi Walkman che uscirono subito. Io sempre vivevo con le cuffiette nelle orecchie, camminavo sempre con la musica nelle orecchie, sempre. E cantavo a casa, cantavo con mio fratello, cantavo. E la radio è arrivata in un momento molto particolare della mia vita, e poco prima di condurre Detto Fatto mi ha straaiutata, perché ho imparato a gestire il tempo. Prima prima un minuto, 30 secondi mi sembravano nulla per poter dire qualsiasi cosa, invece poi mi sono resa conto che in radio 30 secondi sono tantissimi e tu puoi dire tante cose, quindi devi imparare comunque a diventare molto centrato, molto a riassumere i concetti, a dire in breve tempo le cose giuste senza appunto tergiversare, a sfruttare il tempo nel miglior modo possibile. E questa gestione del tempo, dello spazio, delle parole mi è servita tantissimo anche poi dopo, quando sono approdata invece a Detto Fatto. E poi la radio è bella perché toglie tutto, ti spoglia di tutto quello che è apparenza, per regalarti la sostanza, per regalare alla gente proprio il suono della tua voce, scevro da qualsiasi altra forma. Qua io e Giulia che stiamo annuendo tutte e due, perché hai secondo me raccontato in una maniera perfetta quello che deve fare un conduttore radiofonico. Hai sintetizzato infatti sì, su quello su cui alla fine si basa la radio. Senti, però allora, quindi noi abbiamo visto che insomma non ti manca niente nel mondo dello spettacolo, quindi ora la domanda nasce spontanea: cosa ci dobbiamo aspettare da Bianca, professionalmente parlando ovviamente? Sicuramente sono felice di poter tornare al timone di Detto Fatto, perché Detto Fatto per me è ormai diventata una grande famiglia ed è un luogo dove io passo la maggior parte del mio tempo e sto investendo tantissimo, sto crescendo tantissimo, abbiamo tanta voglia di crescere, di evolverci, di cercare sempre, mantenendo ovviamente la nostra identità, comunque di stupire il pubblico e di non farlo annoiare. Questa è una sfida veramente molto molto alta e ardua, perché comunque stare tutti i giorni in video per 2 ore e mezza in diretta non è facile, però devo dire che la cosa bella di Detto Fatto è il grande entusiasmo che abbiamo tutti noi, cioè è una grande famiglia, una grande squadra, e la squadra che funziona, quando circola in una squadra questa cosa dell'entusiasmo e si guarda tutti nella stessa direzione, allora si possono costruire grandi cose e si può andare avanti anche contro tutto e tutti. Per quel che riguarda poi invece le novità, sono felice anche di potervi dire che tornerò sul set dopo 4 anni.
e girerò una serie per Rai 1 che inizia a settembre, e quindi diciamo che, detto fatto, iniziando a fine ottobre quest'anno a causa del coronavirus, perché c'è stato un rinvio del Giro d'Italia, quindi il Giro d'Italia andrà in onda a settembre fino a fine ottobre, quindi noi inizieremo dopo il Giro d'Italia quest'anno. Questo mi permette anche di girare la serie. Noi ti facciamo insomma l'in bocca al lupo per l'inizio di questa serie e questa nuova esperienza, insomma nuova, oramai l'hai già fatto, quindi sai benissimo come si fa. Ma un po' tornata a casa, sì. Ecco. Senti, ma visto la tua passione per la musica, vuoi dedicare ai nostri ascoltatori di Radio Esercito una canzone? Wow, che bella domanda. Allora, guarda, siccome io sono una fan ancora oggi sfegatatissima di Michael Jackson, vi chiedo, se possibile, di dedicare la canzone Will You Be There, perché è una canzone che tutte le volte che io sono giù di morale la metto e mi dà tanta energia e mi dà tanta voglia di ritornare a credere, a sorridere. Quindi la dedico a tutti voi e la dedico ai fan di Michael Jackson come me e a tutte le persone che amano la passione per questo mestiere e la passione in generale per quello che fanno. Penso una delle scelte musicali migliori che potevi chiederci, e infatti noi con questa concludiamo la nostra intervista qui su Radio Esercito e ti ringraziamo tantissimo del tempo che hai dedicato a noi. Grazie, ma grazie Bianca. A voi, grazie per questo tempo che mi avete regalato, e non è sempre un piacere condividere la vita con le persone e l'amore e la positività, perché in questo momento storico ne abbiamo davvero bisogno tutti. Grazie. Grazie e ancora in bocca al lupo. Ciao! Radio Chat, solo su Radio Esercito.